Meloni no a intervento diretto in Ucraina, ma con Russia non si tratta. Governo coeso in politica estera, più fondi per difesa europea, la libertà costa. Maggioranza ora più ascoltati in Europa, Tajani al TG1, difendiamo libertà di Kiev, PD, premier ambigua su parole Salvini, 5 Stelle, serve diplomazia. Medio Oriente, Netanyahu insiste, attaccheremo Hamas a Rafah, emergenza fame al TG1, il funzionario ONU, aiuti ostacolati dagli spari ai posti di blocco. L'omicidio di Jojo a Napoli, condannato a 20 anni il 17enne reo confesso, la madre giustizia è fatta, tensione all'uscita dal tribunale. L'allarme dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, il 2023 l'anno più caldo di sempre, Guterres, la Terra ci sta lanciando una richiesta di aiuto. 19 marzo, festa del papà, dopo il Covid sale a 36 anni l'età per il primo figlio e aumenta l'utilizzo del congedo di paternità. Uno chef pugliese alla corte di Francia, Martino Ruggeri, conquista la seconda stella Michelin, ma le orecchiette dice le cucina meglio mamma. Fenomeno Affari Tuoi, vi portiamo dietro le quinte del programma che macina ascolti record appassionando milioni di italiani. Amadeus al TG1, ho sempre amato questo gioco, non entrerò mai nella stanza del dottore. Mattarella alla stampa estera a Roma, estinguere eventi e fuochi di guerra in Europa e accanto all'Europa, ripristiniamo e difendiamo un'epoca di pace. La Premier in aula, nessun intervento diretto in Ucraina, rischio escalation, la maggioranza uniti sulla linea del governo, le opposizioni, tutte le iniziative per una pace giusta e sicura. Intervista del Presidente del Senato La Russa, direttore del TG2, valuto positivamente la riforma del premierato, non limita assolutamente i poteri del Quirinale. 20 anni al 17enne che è ucciso a Napoli il musicista Giovan Battista Cutolo, tensione in aula, la madre, la sentenza, una pagina di storia e la rivoluzione di Jojo. Omicidio 30 anni fa in Somalia di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, inviati del TG3 indagavano su traffici di armi e rifiuti tossici, i misteri e la ricerca ancora di verità e giustizia. Kate, la misteriosa convalescenza, la principessa per la prima volta in pubblico in un video ripresa da lontano con il marito William, appare in buona salute e sorridente, ma restano dubbi e interrogativi. La Premier Meloni no all'invio di truppe a Kiev, condanniamo elezioni farsa nei territori occupati dalla Russia, non dimentichiamo Navalny, in aula al Senato Salvini non c'è. Schlein, governo diviso in politica estera, la leader PD rilancia sulle riforme, se vogliamo dare più poteri ai cittadini cambiamo la legge elettorale. Putin a maggio in Cina per i colloqui con il presidente Xi Jinping. Austin, gli Stati Uniti non lasceranno fallire l'Ucraina, in arrivo nuovi aiuti. Condannato a 20 anni, il 17enne accusato dell'omicidio di Jojo, il giovane musicista ucciso a Napoli. La madre, giustizia è fatta, ma non riavrò mio figlio. È morto Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina, una vita per il calcio. Domenica era stato colto da malore prima della partita contro l'Atalanta. C'era una volta il Derby Club, un documentario per raccontare il locale che ha inventato la comicità milanese, da Gabera a Iannacci a Diego Abatantuono, la Milano da ridere che ha influenzato anche la TV.